A Giulianova, il leader Arlecchino, da mesi sottoposto a sequestro nell'ambito di un'inchiesta su presunti abusi edilizi all'alba di ieri, è stato nuovamente preso di mira dai vandali che sono entrati all'interno della struttura e danneggiato lo stabilimento, rompendo vetrate e bicchieri della sala ristorante e un locale adibito ad ufficio messo completamente a soqquadro. Come se non bastasse, sono state prelevate da un ripostiglio sedie a sdraio trasportate vicino alla riva del mare e poi lasciate lì incustodite, distrutte anche le capannine ombreggianti e arredi lanciati nella piscina. I titolari della struttura balneare, avvisati da alcuni passanti, hanno chiamato i carabinieri per denunciare quello che stava accadendo all'interno della struttura. I militari giunti sul posto hanno trovato alcuni giovani all'interno dell'area posta sotto sequestro. Gli stessi, tutti identificati dalle forze dell'ordine, non hanno saputo fornire spiegazioni in merito alla loro presenza. I danni fatti dai vandali è diventato ricettacolo di tossici al centro della città, dove da poco l'amministrazione ha inaugurato una ruota panoramica e tra poco inaugurerà una piazza con dietro questo grande scandalo che è questa struttura gestita da 40 anni da noi, che rimane sequestrata per un'inerzia dell'amministrazione che non ha la volontà, la voglia, la forza, la capacità di poter rilasciare un titolo che è dovuto in virtù della normativa e che comunque l'amministrazione da 7-8 mesi sta temporeggiando senza prendere una decisione netta. Un danno infinito per noi sicuramente, qualcuno come dice pagherà, se ne passerà tempo, i cittadini di Giulianova dovranno pagare con soldi pubblici questo danno che l'amministrazione locale sta recando adesso a questa struttura turistica. Ci fa specie, soprattutto un'amministrazione gestita da colleghi balneari, albergatori, non hanno la capacità e la forza di spingere una possibilità giuridica che è dovuta in quanto noi abbiamo ottemperato alle richieste fatte dall'amministrazione in precedenza. Speriamo per tutti che la vicenda si possa risolvere il prima possibile e che il dirigente abbia la capacità e la volontà di firmare subito questa titolarità di concessione, come è stata concessa a tutti i miei colleghi. Anche l'Arlecchino dovrà essere alla pari degli altri, altrimenti, insomma, non ci sarà disparità di trattamento.